bande musicali, basse bande, street band, sbandieratori, gruppi folcloristici, fuochisti e operatori delle luminarie sono tornati a far sentire la propria voce. Se l'allentamento delle misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19 ha permesso a molte categorie di poter tornare in campo, non lo stesso può dirsi del settore feste patronali. I lavoratori del comparto sono ormai fermi da mesi e nulla si sa sul loro futuro. Domenica scorsa, dunque, circa 50 gruppi italiani hanno partecipato contemporaneamente e a distanza al flash mob Festa Sia. Nella nostra città l'Associazione Davide delle Cese è tornata a sfoderare gli strumenti per far riascoltare la propria musica. Non tra le strade, dove si spera possa tornare presto, ma nascosta dietro il cancello dell'ex Istituto Maria Cristina, proprio per evitare assembramenti. Alla protesta pacata e pacifica a tutela delle feste patronali ha partecipato anche il gruppo folcloristico Repambanel. L'obiettivo, come ci ha spiegato Vito Vittorio De Santis, è portare all'attenzione delle istituzioni politiche e religiose il mondo legato alle feste patronali, che a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus ha subito uno stop totale. Ci sembra di essere stati un po' dimenticati, mentre il patrimonio immateriale della nostra tradizione è un patrimonio di un valore inestimabile. Pertanto sarebbe opportuno che le bande unite rivendicassero i propri diritti e collaborino ovviamente a contrastare efficacemente le misure di prevenzione del coronavirus, ma che non siano abbandonate, che si trovi in un tavolo tecnico il modo per poter sostenere la loro attività e per non bloccare una tradizione plurisecolare che è quella delle feste patronali e che è quella musicale della nostra terra, che da anni identifica il tessuto endemico della società meridionale.